Noi ovviamente l'abbiamo saputo tutti, diciamo, il giovedì pomeriggio, e ci siamo tutti attivati sin dall'inizio per vedere quali potevano essere le possibili soluzioni. Ci siamo sentiti per telefono più volte, e poi appunto venerdì, quindi già il giorno dopo, quando già giustamente si era aperto il tavolo in provincia, che è un po' l'ente capofila per ovvi motivi di competenze che le norme attribuiscono appunto alla provincia, abbiamo pensato di aprire invece il tavolo in prefettura, prima ancora che arrivasse la richiesta della provincia di aprire appunto questo tavolo che abbiamo convocato oggi. Quindi ci siamo mossi da subito, abbiamo giustamente dato così altri 2 giorni di tempo per cercare di avere quante più idee possibili, quindi abbiamo lavorato anche durante il weekend, quindi non abbiamo gozzovigliato, ce la siamo spassata, ma abbiamo lavorato per preparare al meglio la riunione di oggi. E appunto, ora poi cedo ovviamente la parola al Presidente della Provincia, perché purtroppo le norme questo dicono, insomma, che è lui, è la provincia. Io veramente ringrazio tutti. Abbiamo vivisezionato praticamente il territorio cittadino, vedendo tutte le possibili soluzioni. Alcune non sono proprio possibili, alcune sono possibili ma nel lungo periodo, altre sono possibili ma nel lasso di qualche giorno, per cui ci saranno poi delle ulteriori sopralluoghi e tavoli ridotti, diciamo, con gli enti competenti per vedere di riuscire ad assicurare ai ragazzi e alle famiglie quanto prima una sistemazione scolastica e ai convittori, non solo scolastica ovviamente, certo no, non il delfico, ma per quanto possibile dignitosa e accettabile ovviamente in maniera temporanea e provvisoria, in attesa di capire poi l'evolversi sia dell'iter giudiziario sia nel frattempo di alcune soluzioni che potrebbero realizzarsi fra qualche settimana. Fra queste soluzioni, anticipando una vostra domanda, c'è anche il consorzio, verrà fatto un sopralluogo congiunto. Sono stato dipinto come il cattivo? No, respingo al mittente. Allora, intanto non è nella disponibilità della prefettura, c'è un SR che è l'ente competente, che ha firmato un contratto con un privato che è il proprietario dell'immobile, quindi non è il prefetto che può dire ci trasferiamo a giugno, ci trasferiamo a maggio. Però ovviamente non ci metteremo certo di traverso, abbiamo dei dubbi che sia adatto alle esigenze della scuola, ma certamente se si può fare, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista logistico, non ci mettiamo certamente di traverso, atteso che tutte le soluzioni, anche quelle individuate, nessuna di queste è perfetta e comporta anche dei pro e dei contro. Volevo anche precisare che ovviamente l'insegna Palazzo del Governo è stata messa mercoledì sera, quindi giovedì mattina, quindi non è che siccome il Presidente della Provincia ha chiesto il consorzio, io ho chiamato l'imprenditore per dirgli oh, metti subito l'insegna. No, l'insegna era prevista perché fino a giovedì mattina ovviamente quell'immobile sarà quello che è la sede della prefettura, però ripeto, io faccio un passo tranquillamente indietro, abbiamo parlato con l'USR, se è possibile, è una delle soluzioni, insomma, quindi questo ci tenevo anche a specificarlo.